Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Per chi non mi conoscesse, io sono Alberto e oggi parliamo di fili per decespugliatore. Nello specifico oggi andremo a testare, come potete vedere, un nostro filo dimensione 4 mm quadro e lo confrontiamo con un filo a spirale sempre da 4 mm e fare una comparazione con il mio decespugliatore Kawasaki TJ53. Perché proprio questo decespugliatore? Beh, perché sicuramente è un ottimo decespugliatore con una potenza non indifferente. Questo ci permette di fare diverse tipologie di teste e utilizzare qualsiasi tipologia di strumento, quindi dal filo più piccolino al filo più spesso. Sicuramente per un filo di queste dimensioni è l'ideale. Li testeremo entrambi su erba alta, rovi ed altre tipologie di vegetazioni. Per questo ho pensato di prendere la testina tripletto, che è questa, e questa volta non mi sono dimenticato di inserire il disco antiavvolgimento, indispensabile quando si lavora su erba alta per evitare l'attorcigliamento del filo tra la testina e la coppia conica. Allora, io ho già inserito il filo da 4 mm all'interno della testina, dopo proveremo questo qua spiralato, elicoidale. Niente, oggi faremo questo test su erba bagnata perché negli scorsi giorni è piovuto. E niente, forza e coraggio, andiamo! Proviamo questo filo quadro da 4. Abbiamo terminato, allora filo quadro da 4 sicuramente ottimo, geniale il disco antiavvolgimento. Devo dire che ho tagliato veramente di tutto, erba alta, erba fitta, specialmente bagnata come dicevo prima. Adesso vi faccio vedere insieme all'erba che cosa c'era. Vedete, queste gambe comunque sono di quasi un centimetro, non le ha neanche viste, quindi veramente filo quadro da 4 sicuramente non guarda in faccia a nessuno. Su questa tripletta abbiamo montato 6 spezzoni di filo, sicuramente molto forti, ma bisogna avere anche un decespugliatore con una certa potenza. Noi consigliamo almeno un 40 cm cubici per utilizzare questa tipologia di taglio. Adesso proviamo a cambiare gli spezzoni, inserire nella tripletta l'altro filo e vediamo come funziona. Siamo riempiti di erba bagnata, però devo dire che questo filo mi ha veramente stupito, sono rimasto a bocca aperta, avrei voluto continuare. Non si è consumato minimamente, nonostante questa vegetazione molto fitta, e rispetto all'altro filo devo dire che l'ho trovato anche molto più silenzioso. Sarà probabilmente la sua forma, lo rende molto meno rumoroso. Veramente soddisfatto di questo filo. Ha anche un'ottima resistenza, ha lavorato proprio contro i massi e devo dire non si è minimamente consumato, quindi veramente incredibile. Sarà anche l'uscita del filo tangente della testina che ha fatto il suo, però sicuramente molto molto consigliato. Bene, adesso dopo questa breve recensione tanti si chiederanno: ma qual è il migliore tra i due? Beh, è difficile dire qual è il migliore, perché ogni filo va utilizzato per il proprio scopo, per il proprio lavoro. Sicuramente questo filo mi ha stupito perché non guarda in faccia niente, ha tagliato qualsiasi cosa, rovi, erba alta, steli grossi 1-2 cm, qualsiasi cosa. Quindi questo ha vinto il premio Terminator, sicuramente devastante.
È chiaro che questa tipologia di filo, come anticipavo prima, va utilizzato su accessori di livello professionale con una certa cilindrata, se no rischiamo di fare solamente danni. Questo filo Tornado invece mi ha colpito perché l'ho trovato un po' diverso da questo filo. Questo, come dicevo prima, distrugge qualsiasi cosa. Questo invece l'ho trovato più silenzioso, all'apparenza consuma anche meno carburante il decespugliatore, con una forma completamente diversa. E comunque anche lui è riuscito a fare in modo eccellente il suo lavoro tagliando qualsiasi tipo di vegetazione, come vi ho fatto vedere in precedenza. Un ottimo filo, molto molto flessibile, vedete come riesco a piegarlo. Devo dargli un bel 9 a questo filo. Bene ragazzi, abbiamo fatto una piccola recensione per quanto riguarda fili da 4 mm, magari in futuro, se sono di vostro gradimento, faremo altri video a riguardo, magari con fili di sezioni diverse, di misure diverse. Insomma, in questo canale vogliamo parlare di qualsiasi cosa e provare un po' di tutto, quindi se mi date anche dei consigli sono sempre ben accetti. Se ho dimenticato qualcosa da dire o non avete capito qualcosa, non esitate a commentare qui sotto e scrivere qualsiasi cosa che vi passi per la testa. Ricordatevi di iscrivervi al nostro canale YouTube, di attivare la campanellina e di seguirci sempre su Facebook e su Instagram. Ogni venerdì uscirà un nuovo video dove testeremo qualsiasi tipologia di accessorio, quindi rimanete aggiornati. Ciao ciao!